Siamo in compagnia di Paolo Moretti, coordinatore del distretto di caccia e selezione Chianti sul Gaiole. Paolo, parlaci del distretto. Il distretto è di circa 10.000 ettari, l'80% dei quali fortemente boscato. Pertanto la caccia qui si riduce a quei pochi spazi formati da tagli boschivi, cesse delle linee elettriche e poco più. Il restante 20% è costituito in buona parte da vigneti che, a causa dei danni arrecati dagli ungulati, sono quasi tutti recintati, con rete metallica alta circa 2 metri. Per cui gli spazi per cacciare sono molto limitati e gli animali bisogna andarseli davvero a cercare. Le specie cacciabili sono il capriolo, il daino ed il cinghiale. Quest'ultimo solo nelle zone non vocate, cioè nei vigneti, che come ho detto sono recintati. Quindi abbattimenti di questa specie quasi zero. L'assegnazione dei capi da abbattere per le specie capriola e daino viene fatta sulla base dei censimenti primaverili fatti in battuta e a vista. Quali sono i periodi per la caccia di selezione? La caccia si svolge in due periodi. Ai maschi inizia a giugno e finisce a novembre, con modalità diverse per le due specie, mentre per le femmine e i piccoli inizia a gennaio per concludersi a marzo. I controlli dei capi abbattuti come avvengono? Alla fine di ogni periodo l'ATC controlla le teste e le mandibole dei capi abbattuti da ciascun selecontrollore. Maschio adulto con una stanga rotta. Telemetriamo la distanza. Sono 185 metri. Adesso tento l'abbattimento. Eccolo. Ecco, è un bel maschio adulto, con una stanga rotta. Adesso renderemo onore al capriolo e comunicheremo l'avvenuto abbattimento al capo distretto. Si è fermato. Telemetriamo la distanza. Sono 145 metri. Adesso tento l'abbattimento.
Eccolo, sta lì sopra. Adesso renderemo gli onori a questo bel fusone di daino e comunicheremo l'avvenuto abbattimento al capo distretto. Ecco il frutto di una fortunata stagione di caccia. Spero che con il mio video abbiate vissuto con me le mie stesse emozioni. A presto!